Buongiorno a tutti, oggi volevo fare con voi il test sull'eredità genetica. Ho comprato questo kit sul sito originale proprio di MyHeritage, DNA, proprio perché c'era lo sconto di 30 euro, era da mesi che mi balenava in testa l'idea di comprarlo e di provarlo, c'era lo sconto di 30 euro e ho detto basta, ne devo approfittare, era proprio un'offerta per le vacanze natalizie, insomma, e quindi lo proverò con voi. Costava 79 euro e l'ho pagato 49, insomma, proprio era un'offertona. Quindi voglio provarlo con voi, semplicemente. Si apre in questo modo, no, queste due estremità non si tolgono. È qua dentro tutto il necessario. Oddio, si è incastrato. Allora, qui troviamo. Ah, già, qui c'è una cartolina in cui vi dice che dovete attivare il vostro kit per l'analisi dell'eredità genetica. Qui dietro c'è, ecco, c'è un codice. Activation code of this DNA kit is, e poi c'è un codice che dovete scrivere sul sito. Vi dovete iscrivere prima sul sito. Io mi sono già iscritto perché questo kit l'ho comprato proprio sul sito. Però questi kit, da quello che ho capito, li vendono anche su Amazon, se non erro. Perché in tutti i video che ho visto c'è gente che l'ha comprato su altri siti e doveva ancora registrarsi sul sito di MyHeritage.it, mi sembra. Sì, dovrebbe essere il sito. Ecco, www.myheritagedna.com. Ecco. Comunque, devo soltanto attivare questo kit per l'analisi. Poi qui troviamo le istruzioni. Qui la busta con l'indirizzo del laboratorio di analisi che si trova a Houston in Texas. Mi sa che dovrò comprare un francobollo. Vabbè, questo ci penserò dopo. All'interno c'è il pluriball, da quello che ho capito, insomma, con la carta, con le bollicine che si scoppiano, insomma, no, si chiama pluriball, credo. Non mi ricordo più. Qui c'è la bustina dove metterò le provette con i campioni della mia saliva che verranno messi dentro la busta da spedire, e poi abbiamo le provette con un liquido e poi due tamponi. Eccoli qua. Quindi questi tamponi dovranno raccogliere la mia saliva. Un tampone lo farò roteare dietro la mia guancia sinistra e quell'altro lo farò roteare dietro la mia guancia destra, semplicemente. Poi dovrò immergere l'estremità del tampone e poi praticamente romperlo in un. Qui c'è, non so se si riesce a vedere, comunque qua c'è una parte della stecca di plastica, dovrebbe essere un punto di rottura facilitato, quindi dovrebbe arrivare tipo fin qua. Così almeno può entrare in queste provette minuscole. Quindi niente. Adesso provo a raccogliere la mia saliva con questi tamponi e poi li metterò nelle provette con il liquido. Adesso metterò queste due provette all'interno di questa busta di plastica. All'interno c'è questa pezzolina di cotone, credo si possa aprire. Sì, le dovrò mettere dentro questa pezzolina di cotone. Oddio, si è mezza. L'ho già strappata, sto già facendo danno. Vabbè, credo si metta tipo così. Boh, non lo so. Vabbè, giusto per proteggerla. Perché c'è, cioè, questa pezzolina è un po' strana. Vabbè, giusto per tenerle ferme, almeno in verticale. Ecco, le metterò tipo così. Non lo so. Mi sa che ho fatto un po' danno. Vabbè, comunque, le metto in questa bustina di plastica con la chiusura ermetica che si apre anche poco. Ce la si può fare. Ecco qua. E adesso vado a infilarle all'interno della bustina da spedire. Adesso dovrò capire il modo
spedirla in America, in questi tempi poi dovrò comunque comprare un francobollo. E niente, quindi ci vediamo fra 2-4 settimane. Questo è il tempo di attesa per i risultati. Dovrebbero mandarmi una mail e insomma registrerò lo schermo così vi farò vedere i risultati in tempo reale. Quindi ci vediamo al prossimo futuro. Bentornati, oggi è il 7 febbraio, io ho spedito il pacchetto con i miei campioni di saliva il 4 gennaio, quindi diciamo che ci ha messo un pochino di più ad arrivare, nel sito c'era scritto dalle 3 alle 4 settimane, ce l'ha messo un mesetto, però vabbè, alla fine mi è arrivata la mail in cui mi dicevano che era arrivato il mio campione il 27 gennaio, mi avevano detto aspetta altre 3 settimane e invece ne ho aspettata solamente una perché dal 27 al 7. Anzi no, altre 2 settimane, quindi insomma alla fine abbiamo fatto anche più in fretta del previsto. Quindi niente, scopriamolo insieme e vediamo un po' qual è la mia etnia, anzi le mie etnie perché spero siano di più, insomma vorrei essere un po' più esotico, vabbè, scopriamolo. Sübhan. Bene, allora ho 5 etnie. Sono tante, devo dire la verità. Ho visto alcuni video in cui ne avevano tipo solamente 3, però alcuni video ne avevano anche 7, 8, quindi devo dire che insomma non mi posso lamentare. Allora, qui ho l'iPad così vedo meglio, anzi lo metto qua sotto così almeno commento i risultati con voi. Allora, confermiamo che sono italiano al 67%, è una percentuale alta ma non altissima. Devo dire che ho visto tanti video in cui avevano una percentuale molto più alta. Tipo, ho visto molti video in cui avevano più del 75, più dell'80. Una persona addirittura ce l'aveva più del 90 come percentuale italiana. Quindi, questo d'accordo, me l'aspettavo giustamente perché non ho parenti stranieri, a meno che io sappia, nemmeno i miei nonni sanno se hanno mai avuto dei parenti stranieri, quindi ok. Poi un'altra percentuale che mi aspettavo assolutamente, 22,5% greco italiano meridionale, questo perché la famiglia di mio babbo è del sud, quindi me l'aspettavo, anzi pensavo anche più alta questa percentuale, devo dire la verità, perché la famiglia di mio babbo è campana, quindi ci sta. Che ci sta una percentuale greca e italiano meridionale. Qui la Grecia intendono non soltanto la Grecia, ma anche ovviamente l'estremo sud dell'Italia, quindi l'Italia meridionale, e Cipro, praticamente, quindi la parte mediterranea orientale, diciamo. Poi ecco le altre due etnie che mai mi sarei aspettato. Cioè, anche, non so, guardando i miei tratti. Non me lo sarei aspettato. L'unica etnia che non è europea è questa, 6% dell'Asia occidentale, quindi praticamente l'Asia minore. Loro intendono, come Asia occidentale, intendono tutta la Turchia, la Georgia, l'Azerbaigian, l'Iran e l'Iraq e un pezzettino dell'Afghanistan. Cioè, come vedete, qui ci sono appunto le etnie. Ora non so se riuscite a vedere. Ecco, comunque ho registrato appunto il video in cui vi fa vedere il globo e tutte le mie etnie. Questo non lo sarei mai aspettato. Pensavo di avere un'etnia non europea che riguardasse l'Africa, il Nord Africa, perché dato che ho origini del sud, pensavo di avere una percentuale anche piccola di Nord Africa. Perché boh, ho la pelle. Non sono il classico palliduccio, quindi forse avrei.
Cioè, ero quasi sicuro di avere una percentuale africana, almeno nordafricana. E invece no, non ho niente dell'Africa, assolutamente niente. Poi, l'altra etnia che mai mi sarei aspettato è appunto il 3,4% dell'Europa settentrionale occidentale. E questa etnia praticamente comprende geograficamente la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, tutta la Germania, tutta la Svizzera, metà dell'Austria, metà della Repubblica Ceca e una puntina di Polonia e Danimarca. Cioè, Danimarca veramente poco così, eh. Quindi, cioè, non me lo sarei mai aspettato. Quindi c'è qualcosa di francese, olandese e tedesco in me, praticamente. Quando l'ho fatto vedere a mia mamma, questi risultati, non è rimasta molto contenta di questa etnia. Questo non me lo sarei mai aspettato. Non pensavo di avere un'etnia, anche se piccola, così nordica. Vabbè, poi nordica, insomma. Diciamo che le etnie nordiche sono altre, come quella scandinava, quella finnica e quella irlandese, scozzese, gallese. Poi un'etnia molto molto più lieve, che io mi aspettavo più alta, sinceramente, che comunque questa etnia è mediterranea e quindi, dato che ho origini del sud, ci sta che, insomma, la Spagna sia passata di lì, diciamo così. E quindi ho anche l'etnia iberica. Quindi, non so cosa dirvi, se sono contento o deluso di questi risultati. No, diciamo che, allora, sono contento di non avere un'etnia così, una percentuale così alta italiana. Me l'aspettavo di avere un'etnia greca e italo-meridionale. La percentuale dell'Asia occidentale, boh, mi dà quel tocco di esoticità, non so nemmeno se si può dire. Mi aspettavo qualcosina di più della parte iberica, però non mi sarei mai aspettato di avere un'etnia che riguardasse la Francia e la Germania, assolutamente no. E quindi nulla, vediamo un po' cosa c'è in questo. Forse ho delle corrispondenze. Guarda la stima di etnia completa un po'. Allora, praticamente ho 128 corrispondenze di DNA in Italia, vabbè, giustamente. Poi della Grecia e dell'Italia meridionale ne ho 81. Dell'Europa settentrionale occidentale ne ho 113, quindi anche di più rispetto alla Grecia e all'Italia meridionale. Nell'etnia iberica ne ho 67. E dell'Asia occidentale ne ho solo 14. Bene, questi erano i miei risultati. Fatemi sapere se l'avete fatto anche voi, se avete riscontrato delle anomalie o delle cose che non vi sareste mai aspettati. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!